Buonasera, una salve per il mister, Pietro Pinelli di Mediaset. Mister, lei ha detto ci giochiamo tutto in 90 minuti. Ha detto sabato sera con la seconda. Cosa può decidere questa partita? Effettivamente è così, ci giochiamo tanto in 90 minuti, perché sarebbe, secondo me, il coronamento di un periodo che non è legato solo a quest'anno, ma bensì a 4 anni. Se ci sarebbe la possibilità di alzare un trofeo, che sarebbe importantissimo per la nostra gente, che ultimamente ha visto vincere più gli altri che noi. Sarebbe importante per i giocatori, che molti di loro sono partiti da qualche categoria inferiore, qualcun altro dal settore giovanile, qualche altro da altre esperienze, e sarebbe importante, sarebbe un ottimo viatico. Sarebbe importante per la società, perché è una società nuova che verrebbe vista, premiato le scelte che ha fatto. Quindi penso che sia importante per tutti poter alzare questo titolo, anche se purtroppo è su una partita sola, quindi guai vinti. Io sono una componente di questa società, di questo periodo, quindi di conseguenza sarei la persona più felice di questo mondo, ma soprattutto per quelle altre cose. Ma può essere importante per il tuo futuro? No. Cioè, una tua decisione, se non ti male? No, non c'è, in questo momento il futuro non c'è, il futuro è domani sera. L'assenza di Matusa ti ha messo un po'... No. Ti costringe a fare scelte un po' più complicate? No, il discorso, stiamo parlando di un giocatore importante che non abbiamo avuto, che ultimamente ha dimostrato quello che speravamo che ci potesse dare, però in questo momento penso che gli assenti hanno solo torto sotto questo punto di vista. Si è parlato tanto di Cassano, hai lavorato, come pensi di, si è parlato tanto di Magari, che è il giocatore più importante della Sampdoria, è la soluzione della sua Cassano è un giocatore importante della Sampdoria, però la Sampdoria, non dimentichiamoci che c'ha altri giocatori importanti, addirittura c'è dei nazionali, quindi c'è, non è solo Cassano è un giocatore che terremo d'occhio, come dobbiamo tenere d'occhio anche gli altri. Mi auguro che anche loro terranno d'occhio i nostri. Mister, può avere il microfono più vicino? Grazie. Mi perdoni? Non sono abituato a fare finale, non ci sono le conferenze stampa. Mister, le voglio chiedere cosa ci dovrebbe cambiare allora, alzare questo trofeo nell'arco di questa stagione, dopo il campionato la Lazio non è andata benissimo, ha fatto copia e colla con la passata stagione? No, copia e colla no, in termini numerici può darsi, ma non è copia e colla, non è la stessa stagione, ogni stagione è una storia a sé, quella è la fine di un ciclo, questo è l'inizio di un ciclo. Comunque domani sera non c'entra niente il campionato, domani sera è una partita a sé stante. Cosa cambierebbe alzare? Ma io l'ho detto testé, ho detto che sarebbe importantissimo soprattutto per la nostra gente, perché ultimamente ha visto vincere più gli altri, questo è fondamentale. Sarebbe importantissimo per la società, perché sarebbe il coronamento di un periodo dove dimostrerebbe che ha fatto delle scelte logiche, perché le scelte logiche devono esserci i risultati, se no non sono logiche. Sarebbe importante per i giocatori, perché molti di questi sono venuti da categorie inferiori, qualche altro dal settore giovanile, qualche altro da altre esperienze. Sarebbe il completamento il poter alzare un trofeo di un certo periodo, quindi sarebbe importante penso per tutti. Mister, cosa c'è da temere di più della Sampdoria? Cioè, come va affrontata questa partita? Ma le finali sono una storia a sé, cioè secondo me noi dobbiamo giocare come dovremmo sempre giocare, con grandissima testa e soprattutto con grandissimo cuore.
Come ti va, ragazzi, in questa partita, fisicamente e anche mentalmente, con tutti i risultati non positivi? Penso che domani, quando si entra in campo, non c'entrano i risultati. Io l'ho sempre detto, al di là di una partita unica, quello che conta è la testa, non sono le gambe. E domani chi avrà la testa più fredda e il cuore più caldo vincerà la partita. Mister, come sta Pander? Pander sta meglio, si è allenato questi 2-3 giorni, adesso valuteremo. Sei d'accordo o pensi che questo può essere anche un armato più valido? Ma Mazzari ha fatto bene a dire così, perché se ha detto che siamo favoriti noi, se lui riesce a vincere il trofeo significa che ha fatto una grande impresa, se non riesce a vincerlo ha perso contro la favorita. Quindi penso che faccia parte del gioco delle parti. Domani sera sicuramente penso che faccia piacere giocare davanti alla propria gente, questo sì, ma non penso che i tifosi facciano gol. Mister Raimondi Venga, lei dice non solo Cassano, però è 3-1 del campionato Genova, Cassano ha messo in grosse difficoltà di Steiner, e la domanda è se avrà qualche precauzione, che passa sempre, diciamo, dal settore sinistro. E poi invece nel 2-0 Paleolimpico era un'altra stampa, sempre Pattini, con Buttinelli che la bottiglia da Genova era molto più debole. La vede difficile così, ma la vede contromossa e particolare da Cassano. Cassano è un giocatore che non è vero che si va a trovare alla posizione, sono quei giocatori che se la vanno a trovare, ad esempio nel derby non ha giocato per niente a sinistra, ha giocato addirittura ha giocato a destra, quindi non è un giocatore facilmente di quelli che gli dai la maglia e gli altri si adeguano a lui, non è lui che si adegua agli altri, e quindi sicuramente ci staremo attenti, però non è che è un giocatore che sta prevalentemente sulla sinistra, che in quella partita è stato sulla sinistra e ha fatto la differenza. Mister, volevo chiedere, per aspettative, circostanze e anche il fatto che si giochi all'Olimpico, senza parlare di chi è favorito, ma la Lazio ha più pressione della Sampdoria? Ma io penso che le pressioni se le avversano, sicuramente forse avremo qualche pressione più noi di loro. Mister, nelle prove di questa mattina ha provato da poco a centrocampo, ieri aveva provato da meno, è il dubbio che si porta a fino a domani o c'è qualche dubbio? No, io qualche dubbio ce l'ho sempre, questo fa parte di questi, il problema è che non c'ho solo questi, c'ho anche altri. Poi volevo chiedere a Tommaso, che lo vedo insomma concentrato, chiaro, in effetti l'ha fatto di andare lì, visto che insomma sei il capitano, la sensazione, la voglia di alzarla, quello che in questo momento hai dentro nel vedere la Coppa. Beh, una bella situazione, ecco, essere qui, così presentare questa partita, la voglia è tanta. Sappiamo tutti quanti quanto vale, ci stiamo solo preparando al meglio a questa partita che per noi è importantissima, e quando si dice è una partita come una finale, questa è veramente una finale, quindi merita tutte le attenzioni, le motivazioni e gli stimoli giusti per portare a casa il risultato.